Ora, queste le notizie, però adesso andiamo a cercarle, le notizie nei comuni. Cominciamo il nostro giro dei comuni da Spoleto e c'è Marco Rambaldi che già vedo anche con un ospite e so anche per parlare di commedia musicale. Sì, esattamente, buongiorno, sono qui con Claudio Scarabottini che è il direttore artistico dell'associazione Bisse. È autore delle musiche di uno spettacolo che va in scena sabato e domenica al complesso di San Nicolò. Sì, raccontateci un po' di questo spettacolo. Sì, si tratta di una commedia musicale in due atti scritta da Gianfrancesco Marignoli e intitolata Lulozzo. La rappresentazione verrà fatta dall'Associazione Culturale Bisse di Spoleto ed ha come intento quello di rappresentare un po' la Spoleto di inizio Ottocento. E con questo spettacolo ricorderemo la nostra cara amica Gaia Ferretti che è prematuramente scomparsa e il ricavato dello spettacolo, i cassi dello spettacolo sarà dato all'associazione Aglaia che si occupa di assistenza palliativa. Bene, chiaro. Invece che cos'è l'economia dei centri storici? È un convegno che si tiene a Palazzo Alcaiani alle ore 16.30, venerdì. Ed a cura del Centro Culturale Città Nuova. Aspetto ci sono anche altri appuntamenti in settimana, è sempre venerdì alle 12 sarà inaugurato il progetto Greenway, la strada verde per il turismo sostenibile in Umbria, con il taglio del nastro del percorso che interessa il tratto spoletino della pista ciclabile Spoleto-Assisi. E infine lunedì prossimo, il 1° dicembre, visita a Spoleto del Vice Ministro della Giustizia Enrico Costa e convegno a Palazzo Comunale dal titolo Spoleto Tribunale dell'Umbria Centrale. Fra riforme compiute e annunciate. Da Spoleto è tutto per questa settimana, grazie per l'attenzione. Grazie, ci vediamo.